Amici di Giardino Web, ben trovati sul canale ed eccoci anche oggi a parlare di una pianta molto particolare. Parleremo di questa felce, ma ovviamente tra poco, dopo la sigla. Bene, eccoci qua a parlare di questa felce che ha un nome molto molto bello, devo dire, Davalia, Davalia Figi. Ci fa capire già dal nome che viene appunto da una zona esotica e proprio perché appunto è una pianta esotica, una felce, appartiene alla famiglia delle felci, ma è molto molto particolare. Questa pianta è anche chiamata zampa di ragno, proprio per il motivo che, come potete vedere dalle immagini, appunto ha questa specie di fusticini che fuoriescono dal contenitore che assomigliano così un po' alle zampe del ragno e sono così pelosette come si possono appunto vedere. Beh, io mi innamorai di questa pianta oramai all'incirca 5 anni fa. Sono 5 anni che è con me, che mi fa compagnia, a me e alla mia famiglia. Mi ricordo che eravamo io e Francesco, a quell'epoca molto piccolo, e eravamo entrati in un garden center e ne vedemmo diverse di queste davalie, e lui fu colpito prima di tutto da questa stranezza, da questa particolarità delle zampe, e mi chiese appunto di comprarla. Ovviamente uno come me, amante delle piante, non poteva non assecondarlo e quindi comprammo subito questa davalia molto 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 bella, e ci sta facendo compagnia, dicevo. Allora, come sto curando io questa, come la sto tenendo io questa davalia? Poi magari sono curioso di sapere anche voi come curate, come l'avete, perché no, potete mandarci anche delle foto, sicuramente saranno anche più belle di questa che ho io. La mia davalia non l'ho mai ancora cambiato il vaso, e devo dire che è una cosa che dovrò fare quasi immediatamente dopo il periodo vegetativo, quindi diciamo verso autunno o a primavera. Per il resto la tengo durante l'estate in giardino, praticamente sotto l'ombra di un ulivo. Questo perché appunto l'ulivo, non avendo una chioma molto densa, molto fitta, lascia anche oltrepassare qualche raggio di sole che la davalia ovviamente non disdice, come si può dire, e quindi gradisce anche questo leggero luce filtrata del sole. Quindi l'ombra completa io non la metterei, perché come ho visto alcuni la tengono proprio in ombra completa, e quindi la vegetazione forse risulta un po' più floscia, un po' meno forte, diciamo, di quello che è. Diciamo che la mia appunto sta soffrendo ultimamente perché probabilmente il vaso si è fatto piccolo, ma è anche vero che io do un concime proprio una volta o un paio di volte durante tutta l'estate, quindi non vado molto a pomparla. E vedo invece quelle che troviamo nei garden center, che sono sì bellissime, per carità, però sono piante troppo, secondo me, troppo pompate. Io la lascio vivere tranquillamente come lei vuole, quindi non sto lì a concimare, a dare, sono un po', scusate il termine, un po' contrario a tutte queste piante molto molto pompate. Sono del fatto che la pianta deve vivere nel suo modo migliore. Quando conosciamo bene il clima, e quindi come nella davalia, dobbiamo garantire una temperatura abbastanza calda, diciamo che non scenda d'inverno sotto gli 8 gradi e che non salga sopra i 25 gradi. Quando avremo queste
due estremità. Allora, d'inverno ovviamente va riportata in casa, e riportandola in casa ovviamente dobbiamo fare attenzione a non metterla vicino a delle fonti di calore, che potrebbero essere appunto o i radiatori o delle stufette elettriche o anche il climatizzatore stesso. Ecco, questo perché appunto l'aria secca della casa fa sì che le foglie e tutta la pianta vada a soffrire. Invece, per quanto riguarda il contrario, cioè il troppo caldo, quando andremo a superare i 25 gradi, come quest'anno abbiamo addirittura toccato i 40 gradi, e lei è stata comunque sempre lì in giardino sotto l'ulivo, cosa ho fatto? Ho aumentato di più la nebulizzazione della pianta. Praticamente va nebulizzata spesso d'estate, quando ci abbiamo queste temperature estreme, proprio quasi al di fuori, no, proprio al di fuori della norma, senza quasi, e quindi va nebulizzata spesso. Ma non bagnare, attenzione, non bagniamo troppo spesso il pane di terra, quindi nebulizzare con uno spruzzino tutta la chioma della pianta sì, ma non bagnare troppo la zolla, la parte radicale, diciamo, della pianta. Questo perché farà sì che, se noi andremo a bagnarla troppo, aumenteranno le malattie fungine. Questo succede un po' tutte alle piante, non dare troppa acqua. Io sono del parere che è più facile far morire una pianta con troppa acqua, con troppa attenzione alla sua quantità d'acqua, che se una pianta la lasciamo all'asciutto. Se la lasciamo all'asciutto la riprenderemo nel giro di poco tempo, ma se è troppo bagnata, una volta che l'apparato radicale è compromesso, la pianta ce la scordiamo. E quindi, ecco, questo vale anche per le felci, perché a noi sembra che le felci vogliono tanta acqua, ma non è vero. Quindi facciamo attenzione appunto a quanto riguarda sia la temperatura sia la quantità di acqua che andremo a dare alla nostra felce, in questo caso appunto la Davalia. Per quanto riguarda la moltiplicazione, la cosa che piace a tutti, no? Fare moltiplicare le nostre piantine che abbiamo e averne altre, e quindi moltiplicarle e magari poi regalarle, perché no? Per secoli è stata messa così un po' sotto la lente di ingrandimento da parte degli studiosi, perché non si riusciva a capire come avvenisse in natura la moltiplicazione di questa felce, ma poi anche di altre felci, non è solo della Davalia. Si è scoperto poi che praticamente cosa fa questa piantina in natura? Mette delle spore, diciamo, vengono chiamate spore, sono dei piccoli contenitori di semi che troveremo al di sotto della foglia, che all'occhio umano sembrerebbero far parte della vegetazione, ma sono appunto i contenitori del seme. E una volta che questi contenitori si aprono, che queste spore si aprono, lasciano cadere il proprio seme nei dintorni della pianta, e così avviene la moltiplicazione. Noi possiamo fare in un modo diverso, perché moltiplicare la Davalia per spora con le spore è molto difficile. Quindi possiamo fare che o prendiamo una parte della radichetta della Davalia e la metteremo a radicare in un vaso con della terra molto soffice, oppure ovviamente quella che è la più tradizionale di tutti, la divisione del cespo. E quindi questo avviene per molte piante, la divisione del cespo. Ovviamente dobbiamo dividerlo con degli utensili sterilizzati, ben puliti, e dividere il cespo consiste nel dividerlo a metà, o una parte, una porzione. Però facciamo bene questa considerazione, che una volta divisa la pianta madre si sarà ridotta,
e quindi anche lei soffrirà un pochino di questa divisione. Come la pianta che abbiamo così tolto, quindi il figlio, la figlia della felce, impiegherà qualche tempo ovviamente per riprendersi da questo, da questa divisione, da questa operazione chirurgica che abbiamo fatto. Ma comunque state tranquilli che in linea di massima non accade nulla, cioè sono piante molto molto resistenti a questo tipo di trattamento. Io per il momento non l'andrei a fare per quanto concerne la mia pianta, perché la vedo non molto forte, in quanto, dicevo prima, è molto stretta in questo vaso, per cui la cosa che farò a primavera o in autunno inoltrato, quando la pianta andrà in un certo senso in riposo, la andrò a mettere in un vaso più grande, ma non a dividerla. E quindi fate bene anche voi a considerare questi fattori, consideriamo bene sempre la pianta, vediamo in che condizioni si trova e poi possiamo fare le nostre operazioni dovute. Io mi sembra di aver detto tutto per quanto concerne la Davalia, e quindi se avete delle domande ovviamente lasciatemele nei commenti, cercherò di rispondere nel più breve tempo possibile. Se invece avete voi da darmi dei consigli, perché no, sono graditissimi. Ovviamente vi invito a seguire il canale Giardino Web, seguire la nostra pagina Instagram, la pagina Facebook, che vi porterà direttamente invece al nostro sito www.giardinoweb.org. Ancora non ho parlato della Davalia nel sito, quindi dopo questo video ovviamente lo farò anche lì. E per concludere devo dirvi appunto che abbiamo un altro canale, e per chi è appassionato della regione Marche e dei viaggi in questa regione può sintonizzarsi ovviamente sul canale YouTube Belle Marche, quindi vi lascio anche questo il link in descrizione, iscrivetevi per farlo decollare. Un saluto a tutti da Andrea, alla prossima!